permesso a guidare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buona giornata e un buon inizio di settimana da Barletta a Veste e Lele Rosso, che vi augura il meglio del meglio, cari amici. Buona giornata uggiosa, uggiosa. Siamo partiti con la canzone di Madonna, Madonna, Madonna. E oggi diciamo che oggi è la giornata che farà un po' più freschetto, un po' più freddo, ma si abbasseranno un po' di temperature. Ti hanno vista spogliata la mattina, birricchina, birricotta. Mentre e come non ti spogliavi neanche la notte, era un botte. Che botte. Ti hanno vista alzare la sottana fino al velo. E allora amici, come va? Tutto ok? Ma che tutto ok? Ce ne avrei da dire tante, ma meglio che mi sto zitto, perché poi si travasa sempre le cose che dice Lele Rosso. Si dice sempre da una cosa all'altra, ma a me questa cosa non mi sta più bene. Allora, meglio che mi sto zitto, lo sfogo mio, che qua sembra che ci sono persone che non vedono l'ora che parlo, che dico la mia, che appena dico la mia, oh, tutti addosso. Io parlo da un semplice cittadino barlettano, da un semplice cittadino italiano. Faccio qualcosa, faccio questo per la mia città, mi piace perché lo faccio. Quando mi va lo faccio e me lo faccio con piacere. Nessuno mi comanda, ma la questione Covid a me mi fa veramente schifo e da ridere. Mi viene da ridere, ma mi fa schifo, perché io ho assistito personalmente a avere persone avere multe di 300 euro, 280 euro. Poi, cioè, io sia ben chiaro, vedi, questa è una cosa che io la dico, ma senza nessun problema, perché io poi sono sempre uno che ci mette sempre la faccia e soprattutto non mi nascondo mai dietro a un dito, non faccio mai l'omertuso di merda come fanno tanta gente, perché la gente è omertusa di merda,
perché questa è la verità, perché ha paura, perché cosa mi può succedere, che cosa non mi può succedere. I miei, chi non già peccato, chi non ha peccato scagli la prima pietra, e neanche la mano, e neanche la mano la può mettere nella tasca, certa gente, perché veramente parla chi veramente non può parlare. Questa è la cosa che mi dà più fastidio, parla la gente che veramente non può parlare. Ma io non ce l'ho con nessuno, sia ben chiaro, questa è una cosa che è un mio sfogo. Cioè io trovo ingiusto che tu, che puoi stare al bar seduto con i tuoi amici attaccati senza mascherina, puoi stare tranquillamente, e uno che passa con la mascherina abbassata a 280 euro, non è giusto, ma non è giusto proprio. Cioè io questo che voglio capire, ma perché? Cioè perché? Voglio capire il perché. Cioè figli e figliastri, è sempre così la situazione. La situazione è sempre così in Italia. Questi qua poi ci hanno ormai indirizzato in un binario senza uscita, ma proprio senza uscita. È vero pure che uno deve rispettare le regole, ma le regole, se tu già è il primo che non li fai rispettare, tu che mi sanzioni, perché ci sono bar e locali pieni, ma di che cosa stiamo a parlare io? Ma di che cosa stiamo a parlare? E poi mi sanzioni uno che ha la mascherina un po' abbassata. Cioè, allora ecco perché uno si incazza e si arrabbia. Questa è la verità. Che questa è la verità. Poi il fatto dei contagi, dici sì, anche il Giro d'Italia, alla Madonna, alla festa della Madonna c'è stato quella cosa mediatica, quella notizia mediatica, abbiamo fatto ridere tutta l'Italia. Ieri sabato io ero a lavoro, ho visto le immagini, tutti ammassati. Cioè, ma di che cosa stiamo a parlare io? Ma di che cosa stiamo a parlare? Aspettate, cari amici, aspettate, che non è ancora, siamo ancora all'inizio. Più giorni passano e più il tempo si fa più bruttino, i primi raffreddori sono tutti Covid, perché qua non ci dobbiamo nascondere, qua c'è qualcuno che si sta mangiando, ma si sta facendo un bel pranzetto ogni Covid. Cioè purtroppo uno non vuole discuterne, perché parla che il cacchio ti sente. Cioè questa è la verità. Allora noi che siamo il popolo dobbiamo solo sfogarci noi e noi. Tu devi dire la parola a me, io dico la parola a te, io ti mando a fare in culo a te, tu mi mandi a fare in culo a me. È la guerra dei poveri, questa è la verità. Ci vanno a fare la guerra dei poveri, questa è la pura santa verità. Ci mettono uno contro l'altro, proprio ci sono riusciti tantissimo. Questo è il mio pensiero che togliere 280 euro a un genitore, deve lavorare una settimana intera gratis. CP 280 euro Masterman. Cioè, devo veramente, non ci rendiamo conto. Però le regole bisogna rispettarle, ma se tu poi mi fai figli e figliastri è già là. Però c'è da dire che molta gente rispetta veramente la questione della mascherina, la distanza è difficile. Ecco il Covid. Ora c'ho la tosse, ora sì che c'ho il Covid. Tu non sapevi chi dice la verità. Poi non vi dico locali, treni, autobus strapieni. Ecco, meno male che sei troppo a pe.
è più, hanno detto non si sbagliano più comunque, non si sbagliano più. Autobus, treni strapieni, come, cioè lì non c'è il virus, non siamo preparati. Vedete la Francia, la Germania, ci avevano quasi allontanati, e mo stanno pieni pure loro. Cioè, ragazzi, il virus sta ed esiste veramente, e noi cacciamo nenzerrotto. Il problema sta ed è grosso, questo è che non vogliamo capire. Ciao Flash, ciao Stefano. Va bene, dai, la finisco io, Stefano, me ne vado, chiudo, faccio una bella colazione e vado a lavorare. E io vi auguro veramente un buon inizio di settimana, ragazzi. Stringimeci, volimeci bene, che io non sono. Io ci sto, domani ci sto più. Volimeci bene. Ciao Dima, ciao a tutti, ragazzi, buona giornata.